E andiamo a sentire, avevo equalizzato basso, cassa e nient'altro, mi sa. Ah, il pianoforte, ottimo, il pianoforte. Il pianoforte stile RPM 78, un pianoforte 78 giri, ok? Quindi piuttosto rovinato. Vediamo allora come procedere. Andiamo a sentire. Vorrei vedere una cosa nel Mix 4. Sì, possiamo, sì, lasciare anche così. Andiamo, anzi, chiudiamoci per non avere ulteriori segnali esterni, perché già abbiamo un microfono acceso in questa situazione. Dunque, dobbiamo cercare di diminuire i possibili rumori di fondo. Ecco qua. Allora, andiamo a sentire. L'ho chiusa la voce, non vorrei spaventarvi con qualche suono fuori posto. Ah, per un attimo mi era venuto un colpo. Avete visto, se tornate indietro di qualche secondo anche nel video, mi sembrava fosse lo stereo auto abbassato di un 3-4 decibel, che sarebbe la fine di tutto quanto fatto fino ad ora. Ma può darsi sia già la fine, perché non sento questo messaggio da ieri, dunque potrebbero esserci delle sorprese. Speriamo di no. The Kick. The bass. Sembra non sia male. Sentiamo il pianoforte fatto ieri. Non inserirò riverberi finché non avremo chiaro. Cerchiamo insieme come sbloccare una traccia. Cubase Unlock Track. Simply by using Windows or Mac default file manager, locate the project folder in which you saved your works. You save the image, edit audio, open audio folder and locate the audio with the previous locked in your project. No, non ci credo. Locking events. Click the padlock symbols in the track list or in the inspector to lock all events on track. Speriamo sia riferito a un Cubase recente. Select the event and select Edit Lock to lock the selected event. Click the padlock symbol in the track list or in the space. In the track list, this event are locked by a padlock. So to unlock an event, select, edit and unlock. Quindi in queste nuove versioni di Cubase sembra si proceda diversamente rispetto al passato. Bisogna selezionarle. Beh, in fondo è anche più sicuro forse. Vediamo un pochino. Ah, un'altra domanda che mi pongo. Ah, ecco, vedete, non ci fa fare l'editing profondo. Volevo, siccome ieri ho equalizzato anche il trombone, ricordate? E se non ricordate andate a vedere il video. Mi sa che lo dovrò vedere anche io il video perché. Ah, ecco, adesso ricordo. Sì, ricordo. Ho doppiato, ho duplicato questa traccia e volevo fare un'inversione, un editing per invertire tra left e right il suono. In diretta su facebook.com/laresistenza. E poi sui vostri device. Un po' bassino questo trombone, ma prima di andare a ritoccare e di mettere altre magie, vediamo se adesso ad orecchio fresco il trombone lo sentiamo più sul canale sinistro o sul canale right. Sì, lo sto sentendo. Ah, ecco, ora rimembro per bene. Allora,
proviamo la procedura che abbiamo visto. To unlock diceva di andare in edit, quindi modifica, render in place, blocca. Perché ci dice blocca se lo vogliamo sbloccare? E sblocca invece non ce lo dà. Vediamo qua, selezioniamo ancora, ci dà solo blocca, quindi se metto blocca mi metto un altro blocco e poi lo posso andare a togliere, sblocca. No, è sempre così. Quindi se faccio processi ce lo fa fare? Proviamo. Proviamo e poi approfondiamo diversamente. Andiamo a vedere in versione stereo. Ok, perché andando a sentire questo qui. Sentite com'è ben posizionato sulla destra. Io voglio ottenere la stessa identica cosa. E non è sufficiente in una equalizzazione spostarsi a sinistra, perché canale destro e sinistro reagiscono in maniera differente. Quindi, secondo me, nella catena c'è da rivedere. Proviamolo a fare insieme, passo per passo. C'è da rivedere anzitutto fare con processi l'inversione stereo, ok? Sperando ce la faccia fare. Ecco, si prega di selezionare un evento. Ah, ecco, eravamo arrivati qui, non ce lo fa selezionare perché l'evento sta selezionato. Ancora, processa, inversione stereo. Si prega di selezionare un evento, non ce lo dà, non ce lo dà, non ce lo dà. Andiamo, vediamo se c'è una traccia non loccata. Ecco, qui vedo per esempio, oppure andiamo nel Not Essential, sapete che ho questa cartella nella quale faccio delle prove, non c'è nulla praticamente nel Not Essential. Vabbè, facciamolo con coraggio allora su una traccia che non ci indichi come bloccata. Ecco, vediamo qui, vediamo questa, vediamo se su questo ci fa fare, ma in versione stereo non c'è. Quindi troviamo un processo comune, facciamo su questo, dai, proviamo un attimo a riaccendere questa traccia. Ok, il simbolo del lucchetto su questo non c'è, anche se lo vedo sulla traccia radice, sulla traccia gruppo. Ok, proviamo a fare il processo. Processa inversione stereo. Il progetto contiene degli elementi che usano, faremmo nuova versione, quindi tutto pacifico. Chiudiamo, quindi è proprio quel lucchetto che ci blocca il tutto. Quindi torniamo sulla nostra traccia di trombone, andiamo a vedere nell'inspector, vediamo se possiamo aggiungere degli altri impostazioni servendo delle altre caratteristiche. Disabilita traccia, nascondi, visualizza l'automazione, configurazione dei controlli delle tracce, controlli nascosti, attivo lettura, blocca, eccolo qui. Vedete, non c'è nei controlli visibili, penso sia giusto. Lo mettiamo in fondo e facciamo applica. Dunque, si è bloccato il mondo. Controlli nascosti, controlli visibili. Applica, non ce lo fa fare. Vabbè, proviamo a fare un semplice ok. Eccolo, eccolo. Vabbè, sono i miracoli di Cubase. Ok, ce l'ha sbloccato. Sbloccato. Ok, quindi processi. Andiamo a vedere in versione stereo, ci darà l'avviso. Vogliamo fare una nuova versione. Io direi, vabbè, per qualche volta useremo. Ecco, inversione destro-sinistro va benissimo. Proviamo a sentire. Ok, vabbè, ma già ce l'abbiamo spostato, dunque non è questa la cartina al tornasole. Dobbiamo fidarci che Cubase l'abbia fatto. Ok, adesso avevamo detto andiamo ad invertirci anche il significato dello stereo delay. Possiamo fare anche una bella magia. Guardate quanto è utile questa funzione. Potrebbe funzionare. Stereo delay, me lo apro, clicco in un punto qualsiasi, copia le impostazioni di stereo delay, ok? Così. Andiamo ad aprirci lo stereo delay di questa traccia, quello che avevamo utilizzato ieri per sdoppiarci il segnale. Vedete, già regolato così. Sì, ho fatto un passaggio in più, potevo guardarlo da qui. Quindi ci impostiamo, possiamo prendere, ecco, possiamo recuperare il tempo perso mettendo
un preset che già conoscete, che ho già usato, dove invertiamo il tutto e semplicemente abbiamo l'accortezza questo di metterlo a meno 67. Perché questo cambia nel panorama stereo? Sentiamo il primo trombone, ok? Andiamo. Perché se lo metto qui sulla destra si perderà con ciò che sta cercando di fare il nostro pianoforte di accompagnamento, diciamo, quello che fa il grosso delle armonie. Sentiamolo. Come sentite? Anche se ben spazializzato, i suoi esili bassi sono sul canale left. Sulla destra invece abbiamo questa zona della tastiera, una zona un po' più acuta. Quindi sentite questo primo trombone come vada ad incidere proprio nella zona dove abbiamo quelle armonie, quando invece, secondo le mie idee, proviamo l'altro trombone, dovrebbe andare a rinforzarci, ad integrarsi col piano. Spegniamo il piano, accendiamo il trombone, quello diciamo sulla sinistra, sentiamo. Sentiamo col piano, let's go. And it works. Bello, bello, bello. Mi piace molto, quindi ultime due sessioni, ragazzi. Sentiamo l'attacco. Voglio equalizzarmi qualcosa di difficile. Andiamo a fare una sorta di gain staging manuale. Non vi spaventate, l'avete già visto ieri, ma oggi ve lo faccio vedere per bene. Snare 1, snare 2, snare 3, snare 4. Tra l'altro questo snare 4 penso lo dobbiamo addirittura sdoppiare. Facciamolo ora perché il suono diventa molto diverso. Magari poi torneranno insieme ma in una seconda fase. E quindi io li sistemerò così: snare 1, 2, 3, 4 and 5. Ci facciamo gli snare prima, oppure prima il Charlie. Wow. Ok, allora se dovessi posizionarlo da qualche parte lo metterei a sinistra, ma perderemmo insomma, questo lo vogliamo stereo, magari con picco sulla sinistra, ma lo vogliamo stereo, lo voglio stereo. Chiudiamo il piano, chiudiamo il trombone. Quindi questo primo trombone, non dico che potremmo cancellarlo, ma quantomeno potremmo reinizializzare il canale del trombone che non usiamo per risparmiare un po' di risorse. Lo teniamo in mute e ce lo portiamo nelle tracce Not Essential per averlo senza quella... la disattiviamo la traccia.
Ok, così non rischiamo di accenderla per sbaglio. Allora, togliamo anche il trombone, quello buono, lo togliamo. Poi avevamo da togliere anche la cassa stereo, il tentativo di cassa stereo. Credo la possiamo direttamente cassare. E anche per quanto riguarda il basso stereo, dopo tutte le prove che abbiamo fatto, possiamo rimuoverlo con fiducia. Non c'è stato editing sulle tracce, che anche sarebbe stato non distruttivo. Great music today into Residor. Togliamo anche il basso. Cioè, pensate che lavoro c'è da fare qua. Beh, no, credo che la traccia del basso dovremmo lasciarcela. Vabbè, all'inizio togliamola per sistemare il gate e tutto ciò che c'è di preparatorio. Troppo importante questo snare. Questo Charlie, scusate. Abbassiamoci il gain, mettiamoci il soffader a zero. Andiamo a risentire. Ok. Qui dovrebbe essere la parte con l'aperto. No. E qui. Alziamo un po' il volume. Ecco. Sì, ci serve assolutamente questo suono qua. Sì, io ci lavorerei qui. Andiamo ad impostarci con il tasto controllo il locatore sinistro e col tasto, con nessun tasto perché ce l'abbiamo qua vicino. Facciamoci una zona confortevole, potremmo chiamarla comfort zone. Sentite che mi sono inventato. Allora, accendiamo qui il loop, andiamo a sentire. Abbiamo bisogno del suo picco alto che non manca. Ok. Meno 12,5. Forse vorremmo un po' di quella brillantezza degli hi-hat. Sentite che energia sviluppi nei midi. Sembra un treno in corsa. Ok, andiamo a metterci il gate che sarà molto basso. Allora, azzeriamo tutto, alziamo, ce lo cancella. Si accende. Sì, non voglio perdere nulla di questo suono. È troppo old school. Ecco, il titolo di questo video potrebbe essere Old School Mixing. Hola, Donato, carissimo, resistere sempre. Allora, il grande Donato Mancino, mio amico, grande resistente. Di Brindisi, amico dei NAC. Mi verrebbe da provare di cantarvi una canzone, magari in guisa acustica. Lo andiamo a fare. Accendiamo il pianoforte e se il nostro Donato è con noi, un fuori programma piacevole. Ok, proviamolo a suonare.
Dovrebbe farsi così. Ricorderai, Donato. Sapi quali giorni la sconduta nan pizzari, stu mostru pillugas, proprio an facci mari. Ogni giorno una riunione, ma lo hai non sai quale, che tutto stai già scritto, zitto e mosca e senta a me. Capo bianco e non posto, sera titto ti salvari, gabbiani con la valigia, mo so pronti a migrare. Ci voli dici morti, in un progresso addostai, tra gli carcichini dici già hai mangiato assai. Paiava, pisa piripirce, paiava, paiava, con resta tutto così, paiava. Paiava, pisa piripirce, paiava, paiava, con resta tutto così, paiava, paiava. Sapi quali notti non avventari, nata assai eccezionali, cuputimo respirare. C'erano sino a ieri, era più che sufficienti, cuffaci energia per tutti, con lo sangue di la nostra gente. Sapi quali mattina con uno sava sbantare, che sta facimo li fessi sopra una polveriera. Prima cu faci crai, anzi prima cu scendi sera. Salvamo capo bianco e mai cu ricordamo com'era. Paiava, pisa piripirce, paiava, paiava, cu resta tutto così, paiava, paiava, pisa piripirce, paiava, paiava, cu resta tutto così, paiava, paiava. Piccolo fuori programma, ma quando è musica indipendente e i video sono decisi così nei contenuti, ci si può permettere anche magari di ricantare qualche canzone per un amico carissimo come Donato, che è passato a salutarci. Ma torniamo al nostro mixing, chiudiamo le tracce del pianoforte anche qui. Ok, stavamo facendo il nostro Charlie. Quindi abbiamo un 4 meno 8, lo sentite molto aggressivo, andiamo subito a metterci un frequency. Di picco di suo lo sto già sentendo sulla sinistra, sulla destra, scusate. Come gioco, vedete, sembrano uguali. Proviamo a fare ciò che abbiamo fatto prima.
Unlock sulla traccia, processi, inversione stereo. Sì. Perfetto. Ok, facciamoci questa equalizzazione di massima. Mettiamo il nostro preset. Beh, direi un cut. O uno shelf, dai, ci andiamo morbidi. Questo dovremmo regolarcelo con il basso. Con il basso acceso, perché non dobbiamo dar fastidio al basso. Ancora. Sentite qua sotto che c'è. Vediamo ai lati cosa c'è. Per ora non c'è nulla, andremo a sviluppare il suono ai lati nei passaggi successivi. Ok, ancora. Ai lati vediamo che abbiamo. Per adesso ancora niente. Vediamo quanto aprire. Sì, gli daremo noi un picco. Andiamo a sentire il basso, la nota grave. Il ta-ta-ta. Eccolo. Yeah. Ok, vediamo cosa aprire. Sì, non abbiamo bisogno. Di acuti troppo spinti per ora. Ancora? Ok. No, 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 no. Giusto una puntina qui. Proviamo a spegnerla che è meglio. Mamma quanto influisce. Ok, assottigliamola. Ma sì, abbiamo bisogno di un po' di attacco, altrimenti nel mix.
qui. Perfetto. Allora, voglio provare si potrebbe fare in due maniere, mentre equalizzavo pensavo. L'autopan e avere questo movimento. Facciamoglielo fare a tempo. Vabbè, facciamoci le due prove. L'autopan più o meno potrebbe essere questo. Proviamo a mettere il delay invece utilizzato nella maniera che abbiamo imparato a conoscere. Cerchiamo di rendere stereofonico il suono. Proviamo l'altro. Vediamo che succede se mettiamo l'autopan a seguire. Beh, interessante. Togliamo questo autopan. Sono due strade diverse, vediamo se le riusciamo a far incontrare. Ok, sentiamo in un altro punto dove c'è il Charlie, magari all'inizio, ok? Sì, mi piace perché il colpo su battere a sinistra. Sì. Sì. Wow. Proviamo adesso a togliere lo stereo delay. Sentiamo che cambia. È più pulito se non mettiamo lo stereo delay, mi sembra. Non male però. Interessante. Allora. Ma vogliamo mettergli un po' di movimento. Sentite come lo abbatte. Ancora una volta ho quasi concluso, l'ascolto. In questo momento sto ascoltando per decidere. Pensate anche voi quello che fareste voi o avreste fatto. Mandatemi un messaggio. Allora, ancora. Allora, senza lo stereo delay perdiamo quell'attacco che volevamo sulla sinistra. Perfetto, signori, così è grandioso. Sì. Sì, dobbiamo lavorare su questo, quindi stereo delay l'abbiamo inserito.
Quindi è l'autopan che ci va a distruggere il suono. Ok, questa impostazione mi piace molto. Ah, qui abbiamo l'ampiezza, sta al 75%, questo è 100%. Siccome è un elemento molto essenziale, poi nel mono potremmo avere dei problemi a far sentire tutta questa apertura. Facciamolo dunque per giustezza. Ancora, andiamo avanti. Sì, bisogna ascoltare. Chissà questa funzione link che cosa voglia significare. Vediamo un attimo. Stereo, delay, Cubase, link. Vediamo se ce lo dà così. Suggerimento, stereo delay, link button, stereo delay. Stereo delay with link button would be handy, quick and professional. Cubase, vediamo qui questo topic. I'm surprised the building stereo doesn't feature a link button. Anytime I'll bank this today, Cubase no support delays and nothing. There's the mono delay, which is actually stereo if inserted into stereo channel. Yes, Romantica get through in the stereo is now what is allowed for example delay. Ci dice niente. Ah, linka. No, ma ho sbagliato la ricerca perché è nell'autopan. Autopan. Non è nello stereo delay. Vediamo, autopan, Steinberg help, link, scriviamo button. Yeah. Autopan, Cubase, NME Artist, Fast Guide, Pan Issue, That Link, Listen That Link, and Look. Hidden panning models in Cubase. Sound on. Channel setting. Button in the mix. I want to link to send pans. Va bene, ne faremo a meno come abbiamo fatto negli ultimi 41 anni. Random one. Che carino questo. Questo è carino, ce lo salviamo e li chiamiamo Lucky Randoms.
e lo chiamiamo 01. Ok, possiamo riprovare dunque questo. Bene. Ok, usiamo questo. Va bene, andiamo. Quindi cosa c'è da fare a questo punto? Dobbiamo equalizzarcelo senza dare fastidio al nostro basso. E alla luce di questi due nuovi effetti inseriti, l'equalizzazione è tutta cambiata. Quella era un'equalizzazione in insert, anzi in inizio, come potremmo definirla? Iniziale. Shelf and Shelf for us, adesso sì che ne abbiamo di suoni stereo. Andate, venite a sentire. Adesso lo scopo dunque, se riuscirò non lo so, è quello di salvaguardare la potenza del basso e di non andare ad inficiarlo con altro. Sui lati adesso c'è della roba dove il basso non c'è, però non può essere così aperta, deve essere sempre commisurato a quello che è il pezzo. Ok, andiamo. Ok, andiamo ai lati. Dobbiamo sentire il suono, l'open hi-hat. Quasi quasi ritorniamo. Siamo quasi arrivati ad una zona con ecco appunto. Ecco qua. Il loop è acceso, sì. Questo è il canale mid. Questo è quello che accade sui lati, side. Ok. Sentite senza. Adesso andiamo a sceglierci una nota grave. Lo sentiamo sull'attacco la nota grave, queste, perché quello sarà fondamentale. Andiamo. Mi farò guidare dai Randy MC. Yeah.
Andiamo a risentire stesso punto. Proviamo ad invertire i picchi. Ma mi è sembrato un po' troppo. Non male però, eh. Diventa troppo tagliente. Facciamo così, side con picco sopra. Sì. Ok, andiamoci a prendere un picco sopra. Sì, lo sto facendo puntando sul sol, facciamolo d'orecchio. Facciamolo sul sol. Ma dire che ne sono proprio soddisfattissimo. Sì, vabbè. Impostiamoci anche il side, dai, poi ci facciamo un sopracuto maggiore, dai. No, questo lo voglio così. Andiamo un po' indietro. Eh sì, bello. Andiamo ad invertirci picchi. Assolutamente sui side questa frequenza. Bello. Bello, non vedo l'ora di sentirlo col piano, dai. Compressore. Vedremo quanti ne useremo, togliamo il basso. Andiamo in una sezione dove si usa. Ecco qui. Sentite quei suoni bassi? Andiamo ad equiparare le due. Si abbassa il picco mentre quello sotto sta restando immutato. Sentite che è rimasto immutato ancora. Sentite qui com'è alto. Piano
Perfetto, adesso andiamo ad alzare. Stesso punto. Bene. Io sentirei la necessità di un altro equalizzatore, di una post-equalizzazione. Sentito sui lati come si è aperto? Qui sembra Tori Amos, Professional Widow. Ok, forse non c'è bisogno di ulteriore compressione. Proviamolo. Andiamo.
Eccolo, dobbiamo lavorare in questo punto. Ancora? Ok, sentiamo l'attacco. Let's go to piano. Andiamo a sentire com'era il suono originale. Suono originale. Suono modificato. Togliamo tutto. Gate. Frequency. Stereo delay. Autopan. Frequency. Compressor. Frequency. I like. Ricordavo sul pianoforte un... No, ricordo male. Ok, mi sembra ben riuscito. Vogliamo sentire un po' di snare? Dai, un anticipo di quello che sarà la prossima. Sentiamo questo suono.
Vediamo se possiamo fare un colpo a destra e uno a sinistra. Possiamo rendere stereofonico forse con i trucchi che sappiamo. Mi prendo un appunto. To do stereo. Bello, bello. Non è semplice come arrangiamento. Va bene. Mi sembra possa bastare per quest'oggi. Dunque, grazie per essere stati con me. Vi ricordo di sottoscrivere se volete su youtube.com/laresistenza per restare aggiornati su qualsiasi pubblicazione lì. E poi c'è facebook.com/laresistenza e instagram.com/laresistenzaofficial. Da Enrico Cervellera è tutto. Ricordate il mio motto della resistenza, IRSTR.